Allora, ci siamo fermati al cofano anteriore, dobbiamo fare la fase esterna. Quindi che cosa abbiamo fatto? Con un lamerino a U così, che ho piegato, abbiamo rinforzato tutto l'interno del cofano, diciamo, abbiamo rinforzato il telaio. Adesso dobbiamo sostituire la fodera. Già abbiamo preparato la fodera esterna, l'abbiamo preparata e l'abbiamo già sagomata in base a come serviamo. Abbiamo messo 6 viti per poterla bloccare dopo che abbiamo levato la fodera vecchia. Quindi adesso togliamo la fodera, questa nuova, la vera nuova, togliamo, eliminiamo la vecchia e poi rinforziamo l'interno. Rinforziamo l'interno del telaio. Una volta rinforzato l'interno possiamo procedere a sostituire la lamiera esterna. Ovviamente prima di sostituirla bisogna provarla sul cofano per dargli uniformemente l'aria intorno. Quindi tolgo la fodera e vado a tagliare la vecchia fodera. Ovviamente abbiamo i buchi qua, ma ci abbiamo anche i buchi, col telaio dall'interno. Potete vedere che ci sono buchi sul telaio di riferimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 buchi. Adesso tolgo questa fodera, i rinforzi ci serviranno per un faso virgolare all'interno e poi siamo pronti per riposizionare la lamiera fuori. Però ovviamente prima di rimettere la fodera bisogna rinforzare il telaio, andare sulla macchina, montarlo, vedere l'aria che sia para, perlomeno l'altezza che sia para. Che sia para come altezza con i pezzi che stanno a fianco. Non ci interessa tanto l'aria tra il parafango e il cofano, oppure tra il musetto e il cofano. Ci interessa soltanto il piano adesso. Poi dopo, quando metteremo la fodera, faremo ovviamente l'aria perfetta, ok? Quindi adesso vado a tagliare questo e ci vediamo appena tagliato. Levato la fodera, vedete i rinforzi a cosa servono, per tenere questo che non si svincola, ok? Adesso finiamo di togliere tutta la lamiera in eccesso e dopo andiamo avanti con il resto. Quindi abbiamo detto, togliamo la lamiera che sta qua, che fa parte della fodera, tutta quanta, poi rinforziamo tutto il telaio interno, vedete qua che stanno a rinforzare per dove stanno le cerniere. Poi proviamo il telaio sul cofano e vediamo di trovare le altezze giuste. Una volta trovate le altezze possiamo procedere a mettere la fodera sopra.
stavolta facciamo un metodo innovativo, come vi dicevo, la foglia la incolliamo anziché saldarla. Perché la incolliamo? Perché se la incolliamo, ovviamente è una colla particolare, che poi vi spiegherò, è una colla che resiste di più, è più forte del punto, della puntatrice, quindi è consigliabile. Perché è consigliabile su questo posto, qui sul cofano? Perché quando andremo a dare i punti, la lamiera si potrebbe allentare. Invece, facendo questo sistema, la lamiera rimane integra. Daremo i punti soltanto dove abbiamo fatto il buco per la vite. Ovviamente la vite ci servirà per riposizionare la lamiera sul punto esatto. Con un po' di pazienza, un po' di forza, ovviamente. I colpi sono buoni, ma non abbiamo chilometri della miera, quindi non dovrebbero sostituire. Ma l'altro taglio l'avevo fatto con la macchinetta elettrica, cioè quell'aria, però qua mi va a costare parecchio, quindi preferisco farlo con le forbici, anche se è un po' più faticoso. La maniera è talmente rovinata, è talmente lunga, che si taglia con i forbici qui, tagliamo anche i forbici dalla carne.
andiamo a posizionare un attimino la lamiera sopra, vedere come lo combacia. Questi buchi dopo li dovremo allargare un pochino. Vedete, quando chiude va bene. Non ce ne sta che provare il cofano, il telaio del cofano sulla macchina. Poi vedete qua dalla parte interna andremo a recuperare la lamiera. Ovviamente lo faremo dalla parte interna in modo che esternamente la possiamo raschiare bene. Ok, intanto vado a riposizionare il cofano sulla macchina e poi continueremo.